Buongiorno a tutti. Devo dire che non ho mai parlato di fronte a un numero cospicuo di persone, quindi il mio intervento vuole essere sintetico, dire delle cose non banali e soprattutto dare un senso di speranza alle cose che dovremo fare tutti assieme. Quindi io sono nato nel 1946, gestisco, faccio amministratore delegato di un gruppo da 12.000 persone, 4.000 in Italia, 8.000 nel resto del mondo. Abbiamo proseguito a sviluppare il nostro lavoro anche in Italia. Quest'anno abbiamo assunto 300 giovani al di sotto dell'età di 30 anni. L'azienda è nata quando io avevo 18 anni. Nata perché ero curioso di vedere il mondo, di viaggiare, di fare nuove esperienze e ho aperto una piccola azienda artigiana che poi si è sviluppata nel tempo, poi con mia moglie Miuccia Prada. Devo dire che è stato un lavoro faticoso, impegnativo, però ho sempre fatto col massimo entusiasmo, senza mai dimenticare qual era l'obiettivo. L'obiettivo era creare un gruppo che potesse durare dopo la mia morte. Io trovo che questo sia un aspetto fondamentale della vita di un essere umano, non pensare solamente ai propri figli, ma pensare anche ai posti di lavoro che uno ha creato, che devono avere una continuità nel tempo. Quali sono stati i problemi più grossi in questo percorso di vita? Beh, tanti, come tutti potete immaginare. Devo dire che in tutto questo però ha influito sempre come un determinatore comune la difficoltà dei rapporti con una burocrazia che ha veramente difeso e difende tuttora i propri privilegi. Credo che quest'Italia che vuole cambiare deve trovare il modo di rimuovere dei cavilli e delle situazioni troppo rigide da parte della burocrazia. Quindi io ritengo che mi piacerebbe tornare ad avere 20 anni per poter fare veramente uno start-up di qualche cosa in modo tale da far capire ai giovani come si deve fare. I giovani hanno un problema, sono nati e vissuti nel benessere. Noi quando abbiamo iniziato negli anni 60 eravamo ancora vicini alla guerra, vedevamo le cose che ancora dovevano essere fatte, le città avevano delle aree distrutte, insomma avevamo la sensazione che dovevamo fare per migliorare l'Italia. Come facciamo a fare questo ora? Ci vuole esattamente tre cose fondamentali: l'entusiasmo, la convinzione e la determinazione. Noi dobbiamo diventare determinati nel voler cambiare l'Italia. Io Matteo lo conosco da tanti anni, non è che sono una qui presente dell'ultima ora. Ho tenuto la necessità di presentarmi e parlare alle persone perché vorrei far capire a tutti quanti che è arrivato il momento che tutti si mettono in gioco. Questo governo va bene, non va bene, io credo che faccia il suo lavoro, farà anche qualche errore, mi sembra plausibile, però dobbiamo essere convinti che questi errori poi potranno essere corretti nel percorso con il contributo di tutti. Quindi io inviterei tutti i presenti e i non presenti a convincersi che è arrivato il momento di cambiare l'Italia. Grazie.